Buongiorno, allora è da 10 anni che su Catanzaro Lido, quindi l'IS Petrucci Ferrari Simaresca, c'è anche l'indirizzo nautico e non c'era un'imbarcazione. 3 mesi fa, su una nostra richiesta, rispondendo a una manifestazione di interesse della Prefettura, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ci ha proprio assegnato questa imbarcazione denominata Alberto, sequestrata dalla compagnia di Sellia Marina nel 2019 alla malavita. Allora, è da 3 mesi che lavoriamo su questo progetto che per noi è stato ambizioso, ma l'abbiamo realizzato, ovvero i ragazzi finalmente potranno fare formazione sull'imbarcazione, ovvero utilizzare sia la strumentazione reale dell'imbarcazione sia la strumentazione simulata del nuovo laboratorio di nautico. Molto importante soprattutto per i ragazzi, perché grazie a questa imbarcazione loro potranno svolgere attività di PCTO ex alternanza scuola-lavoro. Perché si chiama Alberto e poi il valore che ha questo bene confiscato? Si chiama Alberto, non so da dove possa... No, non l'abbiamo chiamata noi, si chiama Alberto, poi daremo successivamente un altro nome. Il valore è perché da un bene che è stato confiscato alla malavita diventa un bene inserito nel contesto scuola che sarà utilizzato per la formazione degli studenti. Quindi proprio un esempio concreto di educazione alla legalità. Ma è simbolica, è già concretamente importante, perché certamente il fatto di utilizzare e per di più per l'apprendimento dei ragazzi e per la crescita di un nostro istituto scolastico un bene confiscato alla mafia fa vedere come la confisca e la reazione non soltanto sia necessaria ma sia anche utile per la comunità e il territorio. Un fatto che acquisisce ancora più importanza perché è strettamente collegato, viene esattamente dopo invece un attentato gravissimo che è stato compiuto nella zona dell'Aranceto contro una ditta che lavora peraltro all'ultimazione di una scuola, quella scuola che qui come all'Aranceto costruisce il futuro dei nostri ragazzi.